Il personale della Digos ha effettuato delle perquisizioni nei confronti di tre tifosi ultras della Torres, ai quali sono stati notificati anche gli avvisi di garanzia emessi dall'autorità giudiziaria. I tre indagati sarebbero responsabili dei disordini verificatisi in città il 23 marzo, quando alcuni tifosi ultras della Torres 1903, occultati dietro alcuni cespugli, attesero il passaggio del pullman che trasportava i supporters dell'Olbia che dovevano presenziare all'incontro con il latte dolce. Nell'occasione i predetti ultras della Torres, approfittando di un rallentamento del pullman, cominciarono a lanciare dei sassi contro i vetri del mezzo, provocando per fortuna solo danni al veicolo, quantificabili in circa 50.000 euro. Ci potrebbe essere un errore umano, ma l'ipotesi è in fase di accertamento, all'origine di quello che stamattina, intorno alle 12, ha causato il deragliamento della metropolitana di superficie Sirio. È accaduto nel tratto di percorso della metro tra l'uscita dei parcheggi delle cliniche di San Pietro e via Enrico De Nicola. Come si vede dalle immagini, la motrice dovrebbe aver impegnato in maniera errata uno degli scambi, causando così la fuoriuscita delle ruote della guida dei binari, portando così il mezzo ad adagiarsi sul marciapiede. Immediatamente sul posto il personale dell'ARS e alcuni dirigenti della società che si sono subito attivati per rimediare ai danni causati dall'incidente e ripristinare il servizio che dovrebbe riprendere già in serata. Un'operazione di polizia marittima a tutela della salute dei consumatori è stata condotta dalla Guardia Costiera di Porto Torres nella mattinata di ieri e ha portato alla denuncia a piede libero del legale rappresentante di una grossa società sassarese attiva nel settore alimentare al sequestro di oltre 2 quintali di prodotto ittico scaduto e in cattivo stato di conservazione. Durante la regolare attività di controllo sulle varie fasi della filiera ittica, infatti, i militari della Capitaneria di Porto Turritana hanno rinvenuto presso la società in questione diversi imballaggi contenenti prodotti ittici appartenenti a varie specie: spigole, mormore, calamari, triglie, pesce spada, seppie, pronti per essere commercializzati pur essendo oramai scaduti. Durante l'attività ispettiva, infatti, gli inquirenti si sono subito insospettiti in quanto gli imballaggi erano visibilmente deteriorati e i prodotti messi in vendita presentavano segni di cattiva conservazione. Immediatamente i militari della Guardia Costiera hanno posto sotto sequestro i prodotti ittici scaduti, richiedendo l'intervento del personale veterinario della ASL di Sassari, che prontamente intervenuto sul posto ha confermato il cattivo stato di conservazione del prodotto stesso, potenzialmente dannoso per la salute dei consumatori, per la presenza di evidenti segni di putrefazione. Il legale rappresentante della società è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere del reato di detenzione per la vendita di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Sassari, informato prontamente degli sviluppi investigativi, ha disposto la confisca e la distruzione dei prodotti ittici sequestrati. L'attività di polizia marittima posta in essere dalla Guardia Costiera assume particolare significato di prevenzione, in quanto il prodotto ittico sequestrato era pronto per essere messo in vendita e quindi, attraverso i servizi di ristorazione o la rete di distribuzione all'ingrosso al dettaglio, finire sulle tavole dei consumatori. Pertanto sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti di indagine per verificare se altre partite di prodotto scaduto non siano già state commercializzate. Per questo, il comando della Capitaneria di Porto Torres rende noto che i controlli presso le rivendite di prodotti ittici nei vari stadi della filiera saranno regolari proprio al fine di tutelare la salute dei consumatori. In generale si invitano tutti i consumatori ad acquistare e consumare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l'etichetta contenente le informazioni obbligatorie. Hanno manifestato, hanno lottato con tutte le loro forze per evitare che le loro paure, quelle più cupe, si concretizzassero. Ma la riunione di stamattina, svoltasi nella Sala Angioi della provincia di Sassari, che ha visto coinvolti i vertici della provincia e delle varie associate, non ha fatto altro che concretizzare le paure dei dipendenti della Multis. Non ci sono soldi, questo è quanto emerso stamattina nel confronto tra le parti. In attesa di un'ulteriore riunione, che probabilmente avrà luogo già martedì, i dipendenti manifestano tutta la loro preoccupazione per ogni singola famiglia coinvolta in questa situazione, che trova difficoltà oramai anche a sopperire alle primarie necessità quotidiane. Siamo qua oggi perché siamo venuti ad assistere a quella che è l'approvazione della bozza di bilancio provinciale, che porta e fa avverare le nostre più temibili paure, che
che è appunto quello del fatto che non ci saranno denari ulteriori per la Multis, quindi per i servizi svolti dalla Multis, e che in questo momento quindi porteranno a una cassa integrazione di 0 ore per i 4 mesi restanti, settembre, ottobre, novembre, dicembre. I tagli applicati dal governo nazionale e dalla regione Sardegna, quindi non con il ripristino del fondo unico, portano un pareggio di bilancio dell'ente provinciale, escludendo quelli che sono gli ulteriori denari per la partecipata Multis, quindi per i servizi svolti dai lavoratori della Multis. Avete intenzione di intraprendere qualche altra manifestazione? Abbiamo intenzione di richiedere nuovamente un incontro a Cagliari per capire quello che è all'atto del ripristino del fondo unico, quelli che possano essere le eventuali possibilità economico-finanziarie verso la provincia di Sassari e verso quindi i servizi della Multis. Non siamo molto speranzosi di questo, però chiederemo, sappiamo che martedì ci sarà la quantificazione del fondo unico verso gli enti pubblici, quindi anche verso la provincia di Sassari, quindi diciamo che quella che è la nostra iniziativa che vorremmo intraprendere è quella di scendere a Cagliari e chiedere ulteriori spiegazioni ai consiglieri regionali, agli assessori, al presidente Pigliaru e al presidente del consiglio Ganau, e chiedere che comunque trovino delle soluzioni per i lavoratori. Quello che ci troviamo oggi a combattere è, alla luce della cassa integrazione a 0 ore, di stipendi e quindi di buste paga da 83 euro e come contropartita di bollette elettriche di 385 euro, quindi difficili o impossibili da pagare. Questa è la condizione dei lavoratori della Multis oggi. Innovazione, wifi, videosorveglianza, quindi punto città, cimitero e cremazioni e ancora personale, cantieri comunali e sussidi una tantum. Sono stati alcuni dei punti sui quali si è soffermato l'assessore alle politiche per l'innovazione, servizi informativi, personale, punto città del comune di Sassari, Luigi Polano, durante l'audizione di ieri mattina in commissione consiliare affari generali e personale. La seduta della commissione, presieduta dalla consigliera Laura Careddu, è stata l'occasione per fare il punto sull'attività svolta da inizio anno nei vari assessorati che fanno capo al rappresentante della giunta di Nicola Sanna. In particolare, l'assessore si è soffermato sui due progetti del settore innovazione, il primo relativo al rinnovamento del sistema di telefonia comunale con l'introduzione di centralini telefonici basati su tecnologia VoIP e il secondo sulla videosorveglianza. Con il primo progetto è stato sostituito il centralino, con un sistema che consente i collegamenti voce sulle linee dati. Un progetto da 90.000 euro che avrà ricadute in termini di risparmio da qui ai prossimi anni. A questo si aggiunge il progetto di videosorveglianza, che vede già 27 punti, fra i quali quelli di accesso alla ZTL, controllati da videocamere. A questi, ha detto l'assessore, si aggiungono altri 7 punti all'interno della città: Piazza Castello, Piazza Sant'Agostino, Via dell'Asia, Viale Umberto, Via Principessa Yolanda, Via Nizza e Via Matta. Si stanno predisponendo inoltre altre postazioni all'interno del centro storico, una rete importante in grado di garantire una videosorveglianza su zone e aree di rilievo della città, con la garanzia della privacy, ha precisato Luigi Polano. L'assessore ha dedicato uno spazio al settore del personale, ricordando ai consiglieri presenti in commissione che il comune ha 696 persone in ruolo, 15 dirigenti e 29 unità assunte con incarichi flessibili, una spesa totale annua di oltre 20 milioni di euro. Il settore ha portato avanti anche diversi progetti regionali, con l'apertura di 6 cantieri comunali e l'impiego di 237 persone distribuite nei settori verde urbano, igiene ambientale, cultura, traffico, manutenzioni e scuolabus. Sono 44 le unità ancora da avviare al lavoro. Nel settore verde urbano sono 16 le persone inserite, in quello dell'igiene ambientale 39. A questi si aggiungono i 21 della cultura, 17 già a lavoro e 4 di prossimo inserimento, quindi 6 nel traffico tra manovali e muratori, 34, dei quali 17 già a lavoro e 17 a breve. Nelle manutenzioni, quindi 165, 142 già a lavoro e 23 prossimi all'ingresso negli scuolabus. Importante anche l'intervento svolto nell'ambito dei sussidi una tantum, che consente l'inserimento di lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.
Grazie all'adesione del Comune di Sassari al piano straordinario della Regione Sardegna, i lavoratori potranno godere di sussidi straordinari una tantum, pari a 700 euro al mese per la durata di 6 mesi. Il Comune ha ricevuto dalla Regione 9 elenchi per complessivi 300 nomi, sono già 180 i lavoratori avviati. Ci stiamo adoperando attivamente, ha detto Luigi Polano, per non perdere i contributi della Regione e per fare in modo che i lavoratori inseriti in questi elenchi possano essere tutti avviati a lavoro nei tempi richiesti. Da segnalare poi punto città di Via dell'Anziano, Latte Dolce e di Via Carlo Felice, nei quali saranno avviati lavori di ristrutturazione. Sul tema cimitero, l'assessore ha fatto presente che l'amministrazione sta provvedendo a realizzare una sala del commiato che consenta, in maniera adeguata, ai parenti dell'estinto, di qualunque religione o anche non credenti, di dare un estremo saluto al loro caro. L'assessore ha anche fatto presente che si sta programmando l'aggiunta di una quarta giornata per le cremazioni. La discussione ha consentito anche l'illustrazione di altri temi, come il wifi libero in città e la DSL nelle scuole. Buongiorno e bentrovati anche oggi ad un nuovo appuntamento di TeleG in Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@teleg.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche che potete cliccare sul nostro sito www.teleg.tv, all'interno del quale ogni giorno potete trovare i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. E a proposito di questo, vi ricordo che domenica 12 ottobre, dopodomani, seguiremo in diretta sulla nostra emittente, quindi su TeleG, e in streaming sul sito www.teleg.tv, la beatificazione di padre Francesco Zirano. Quindi non perdetevela, non mancate all'appuntamento. Vi leggo un comunicato dei carabinieri. Nel corso di una serie di attività di indagine poste in essere dalla stazione carabinieri di Torralba e da quella di Mores, finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati, si è proceduto all'arresto di un 64enne allevatore di Itireddu. Nella mattina di ieri, gli investigatori, coadiuvati dalle squadre operative e dalle unità cinofile dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno proceduto al controllo dell'azienda agricola dell'arrestato, ubicata nell'agro di Anela, in provincia di Sassari, località Supiano di Oschiri, rinvenendo 28 piante di canapa indiana occultate in un terreno in zona impervia. La coltivazione è stata trovata grazie ai carabinieri che hanno notato un rubinetto nell'abitazione attigua all'ovile, al quale era collegato un tubo di polietilene che era stato interrato per circa 300 metri. Seguendo il tubo con non poche difficoltà, i militari, calandosi in un costone impervio, sono giunti in un fosso nel quale erano coltivate le piante di canapa indiana. Queste, dell'altezza di circa 2 metri, erano già pronte per essere raccolte ed erano verosimilmente destinate al mercato degli spacciatori del Meilogu e del Goceano. Lo stupefacente e tutto il materiale necessario per la coltivazione è stato posto sotto sequestro. Questo era il comunicato dei carabinieri. Io in chiusura vi ricordo l'appuntamento di domenica 12 ottobre, la beatificazione di padre Zirano, di padre Francesco Zirano, un evento che la nostra emittente seguirà in diretta, quindi in diretta sul canale 15 del Digitale Terrestre e su www.teleg.tv, in streaming in tutto il mondo potete seguire la diretta della beatificazione di padre Francesco Zirano. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre. Mi fermo qui, grazie per essere stati con noi anche oggi, l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie! Brevi
dalla Sardegna, Alghero, la Riviera del Corallo ha la sua corte aperta. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, venerdì 17 e sabato 18 ottobre ad Alghero, si terranno due serate dedicate alla gastronomia, ai vini e alle birre artigianali, alla cultura e ai balli, insieme all'arte e alle tradizioni barbaricine, di Oliena in particolare. Non mancherà ovviamente la musica delle band e dei DJ del luogo, come quella dei Cover Garden, degli Uragano Billy e DJ Set. Presenterà la manifestazione l'enogastronomo Giuseppe Izza. La location scelta per le degustazioni e gli incontri con gli esperti sarà Piazza dei Mercati. Saranno disponibili anche dei pacchetti soggiorno per trascorrere un weekend nella Riviera del Corallo. La due giorni di eventi è promossa dall'associazione Beach Group Alghe. Fidelizzata la collaborazione tra il Basket 90 e il Basket Sant'Orso Lattavoni. Per la crescita dei giovani abbiamo sentito i nostri microfoni Cristina Faeda in rappresentanza del Basket 90 e Pietro Carlini, coach del Basket Sant'Orso Lattavoni. Cristina Faeda, Basket 90, nasce una collaborazione con il Basket Sant'Orso, nella fattispecie la squadra che disputerà il campionato di Serie C regionale, una sorta di, come possiamo dire, allargamento di quello che è il basket, dopo la Dino la squadra più titolata ai Sassari. Certo, il Basket Sant'Orsola a livello maschile è la squadra che viene dopo la grande Dinamo, dobbiamo dire. Ed è una società con la quale noi Basket 90, che ci occupiamo prevalentemente di giovanile, maschile e femminile, abbiamo sempre dialogato con piacere e anche con progetti. Quest'anno finalmente il progetto, la progettualità si è tradotta in qualcosa di concreto. Siamo diventati società satellite. Tecnicamente la federazione chiama così le collaborazioni fra società che consentono ad entrambe di svolgere una certa attività e avere un loro ruolo, quindi a noi che ci occupiamo di giovanile, di settore giovanile, ci consentirà di dare uno sbocco serio ai nostri giovani atleti fin da subito, praticamente, perché avranno la possibilità di allenarsi con la prima squadra. Cristina, ti blocco un attimo, quindi la possibilità addirittura del doppio tesseramento, in modo da poter utilizzare eventualmente i giovani di talento da poter inserire nel roster del Basket Sant'Orso Lattavoni. Sì, assolutamente. Certo, ci sono dei vincoli anagrafici, nel senso che paradossalmente i nostri giovani, che sono i più grandi, hanno 14 anni, 14 copriranno 15 anni l'anno prossimo, sono ancora troppo piccoli per poter essere impiegati nel campionato di C, però già quest'anno alcuni di loro, quelli che vengono considerati dai tecnici in prospettiva dei, non dico dei talenti perché talenti è una parola grossa, però mai dire mai, questo è vero, ma hanno già cominciato ad allenarsi con la squadra senior del Sant'Orsola. E quindi questo è un buon segnale che arriva dal basket. Siamo ospiti della struttura della FIP che verrà insomma visitata in lungo e in largo nel corso della stagione, perché ripetiamo, è un movimento in forte espansione. Il presidente regionale Bruno Perra davvero gongola, perché voi il traino della Dinamo, ma altre grandi realtà che stanno sviluppando anche nel territorio, il basket è davvero in ascesa. Dal punto di vista del Basket 90, giovanili, numeri. I numeri sono buoni, sono ottimi. Diciamo, noi abbiamo un centro mini basket che l'anno scorso ha tesserato oltre 200 bambini. Abbiamo ripreso l'attività giovanile maschile con l'annata 2000, per l'appunto. Quest'anno faremo tutti i campionati giovanili, anche con una squadra faranno i doppi campionati, quindi tutti ad esclusione degli under 19, che sono comunque l'ultimo campionato giovanile, quindi diciamo di età
grandi, sono grandi rispetto a, a quelle che sono i nostri tesserati al momento. Cristina Faeda, quindi per il Basket 90 avrò in bocca al lupo, speriamo che questo sodalizio possa procurare solo ed esclusivamente intanto la crescita dei ragazzi e poi, perché no, qualche successo, anche perché no, adesso ne parleremo con il coach del Basket Sant'Orso a Tavoni, insomma, si vuole crescere insieme e dare un segnale forte alla città. Grazie. Grazie a voi. Il coach del Basket Sant'Orso a Tavoni, Pietro Carlini, sta per iniziare una stagione, insomma, che dovrebbe essere di transizione, visto che l'inizio di questo campionato è solo esclusivamente dedicato al raggruppamento sardo. Prospettive, ambizioni, idee. Beh, vabbè, insomma, diciamo che di transizione, secondo me, per modo di dire, perché comunque obbligatoriamente noi e un altro paio di squadre dobbiamo provare a vincere il campionato, perché comunque chi è reduce dalla, dal campionato di serie, diciamo, C, della vecchia C, DNC, interregionale, chiaramente ha un po' di ambizione in più. La prospettiva, noi abbiamo fatto una squadra secondo me in linea con quella più o meno dell'anno scorso, perdendo qualcosa ma acquistando qualcosa di ugualmente importante, quindi queste prime due partite tra l'altro sono andate bene e dobbiamo proseguire su queste idee. È chiaro che è un campionato diverso, perché dopo, diciamo, la prima fase ci sarà, a parte la fase orologio qua in Sardegna, e in più un girone molto impegnativo con una squadra emiliana, una lombarda e una piemontese ligure, e quindi bisogna farsi trovare pronti. C'è questo sodalizio che cresce e nasce oggi ufficialmente, anche se dietro le quinte si collaborava davvero da tanti anni con il Basket 90 Sassari. Si parla ai giovani, si parla di quello che tu hai sempre predicato. Basket da piccoli significa che alla fine, insomma, se c'è qualche, lo dicevo poc'anzi con Cristina Faeda, qualche talento, è preferibile tenerlo a casa piuttosto che poi mangiarsi le mani perché è andato fuori dai nostri confini. Beh, sicuramente diciamo che questa unione tra queste due squadre, tra queste due realtà, secondo me importanti, direi in Sardegna, nasce proprio con l'idea di dare una prospettiva a dei giovani e dare una mano a noi, prime squadre, comunque di completare i roster e le rose. Poi se questi ragazzi si meriteranno chiaramente la possibilità di giocare da subito, chiaramente magari non quest'anno ma in un tempo abbastanza breve, proprio il campionato, saremo sicuramente ben disposti a farlo. Libera TV seguirà anche quest'anno le gesta, perché poi alla fine si diventa anche compagni di viaggio del Basket Sant'Orso a Tavoni. Pietro, si inizia sabato, ore 18 al Palazzo di Minni, l'avversario? No, vabbè, non è che si inizia. Sì, no, nel senso, da quanto... No, attenzione, iniziamo proprio a Sassari, per carità, sappiamo già, abbiamo seguito chiaramente quello che è stato l'evolvere la situazione fino adesso, è chiaro, però si inizia a Sassari, si torna a casa, diciamo così, anche perché la prima a Cagliari, insomma, con l'Opening Day ci ha visto protagonisti, peraltro contro la Torres, che è uno dei derby che dobbiamo disputare. L'avversaria? Antoniano, un quarto. Ore 18 sabato, partita che secondo me non è assolutamente da sottovalutare, perché loro hanno fatto un inizio vincendo di 20 con il Generugi e perdendo l'altro giorno contro Sustentu, ma privi di tre giocatori importanti. Quindi Antoniano ha delle caratteristiche di corsa e di tiro da tre punti che daranno tutto l'anno fastidio a chiunque. Noi ci saremo, in bocca al lupo a coach Pietro Carlini, grazie. Grazie a voi.
se pillone ci ha passata e ne gusci di frumenza razzurrata. Ma se pritato e non sai cosa di Luca Fiazzetti e si fa zitti ed unia di amante si ragioni cinque cimento già somma toni. Qui tra tu mi vengo già priato e tutta cui fatichi furritato l'uomo si invocchia da che cosa da di io fai pressa chi te mi ha chi e d'unia di rama te si ragioni si cimento già son mattoni ma con te chi tutta da me si rapiglia sempre con me. Saru io mi farò musichini, sarà puro cui padre mogliere, ma oggi è fenna e si pone a cantare, tanto lo sa chi bisogna dirà. Ed unia dirà ma te si ragioni, si cimento già son mattoni, ma forse chi non tanta me, si rapiglia sempre con me. Domenica 12 ottobre la nostra emittente trasmetterà in diretta da Piazzale Segni la cerimonia di beatificazione di padre Francesco Zirano. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume, disponibile presso Studi di TeleG, zona industriale Predanie da Sud, strada 14, Pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 e via Ettore Mura 20 Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31 Sassari. Radio Nova, via Donizetti 23 Sorso. L'Associazione Italiana Dislessia Sezione di Sassari organizza una serie di incontri ogni lunedì dalle 17 alle 19 presso la Scuola Pitagora in via Sproni 29 a Sassari. Lunedì 13, rapporti scuola-famiglia, cosa sapere e cosa fare. Lunedì 20, imparare a leggere una diagnosi. Lunedì 27, noi ragazzi dislessici a scuola e nello studio.
Sono aperte le iscrizioni ASD Red Dragons per disabili visivi e non per l'anno 2014-2015 presso la palestra della scuola media numero 12 in via Togliatti a Sassari il lunedì e il venerdì dalle 18.30 alle 20. Oggi alle 19 presso il palazzetto dello sport in via De Sia Sorso si terrà un incontro di box Salvatore Eirittu versus Marco Rupcic. Oggi alle 19 a Usi presso l'aula consiliare di via Risorgimento si terrà la presentazione del libro Antonio allo specchio di Maria Grazia Pinna. TG Informazione e approfondimento, orari messa in onda dalle ore 13 alle ore 15:30, dalle ore 18:30 alle ore 20:45, dalle ore 22 alle ore 23:30.